Dando ascolto alle lamentele di tantissimi utenti che con Windows 8 proprio non sono riusciti a fare amicizia, Microsoft ha da poco presentato l'anteprima del suo Windows 10, scaricabile e installabile gratuitamente. In un video vi abbiamo fatto vedere come si scarica e come si installa e quali sono tutte le funzionalità più interessanti. Windows 10 che finalmente reintroduce il menu Start, ma lo fa in un modo molto particolare. Quelli di Microsoft non hanno voluto eliminare del tutto l'interfaccia Modern a Live Tiles per tornare al classico menu Start, e ne hanno sviluppato uno del tutto nuovo che in effetti unisce un concetto vecchio di Start e il concetto nuovo di Start. Il nuovo menu Start infatti comprende sia una parte a Live Tiles che una parte classica con l'elenco delle applicazioni in ordine alfabetico. Il nuovo menu Start è personalizzabile e nasconde tante funzionalità. In questo video vi farò vedere proprio questo: tutti i segreti del nuovo menu Start di Windows 10 e soprattutto come si personalizza. Io sono Derek Alieno e vi do il benvenuto a un nuovo video di TechFanpage. Una delle novità più interessanti del nuovo menu Start di Windows 10 è la possibilità di cambiare la modalità di visualizzazione. Come potete vedere, in questo caso è stata attivata la modalità di visualizzazione a schermo intero, adatta per dispositivi touch, che può essere ridotta nel caso in cui si utilizzi un dispositivo di puntamento come un mouse o un trackpad. Il nuovo menu Start può essere anche personalizzato per quanto riguarda la colorazione. Per farlo bisognerà cliccare con il destro sul desktop, scegliere la voce personalizza e successivamente selezionare la voce colore. Comparirà quindi una finestra nella quale si potrà scegliere il colore da assegnare alla barra delle applicazioni e al menu Start, colore che potrà essere personalizzato sia per quanto riguarda l'intensità che per quanto riguarda la luminosità, la saturazione e la tonalità. E sulla falsariga di Windows 8.1 i contenuti in Live Tiles del nuovo menu Start possono essere modificati, possono essere rimossi, possono essere spostati e possono essere anche ridimensionati, proprio come succede ormai da tempo nel menu del sistema operativo attualmente distribuito dal colosso di Redmond. Per farlo, utilizzando un mouse e non un dispositivo touch, è semplicemente necessario interagire con gli elementi cliccando con il tasto destro. Inoltre, sempre la sezione con i Live Tiles può essere personalizzata anche in categorie, categorie che possono essere rinominate semplicemente selezionando il testo con il mouse, cliccando con il sinistro e scrivendo il nuovo nome della categoria. Infine è possibile aggiungere le applicazioni visualizzate sul lato sinistro del menu Start nella visualizzazione in Live Tiles. Per farlo non bisognerà far altro che cliccare con il destro sull'applicazione che si vuole aggiungere e cliccare il nome Aggiungi a Start. Bene ragazzi, questo è tutto, queste erano le funzionalità del nuovo menu Start di Windows 10 e le possibilità di personalizzazione. Io sono Dario Caliendo e vi mando un abbraccio.